Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati qui da Bolzano per la decima giornata del girone di ritorno del massimo campionato di Serie A. Beretta di fronte alle squadre, la formazione locale del SSV Pavolo Acker Bozen opposto alla formazione della Handball Carpi. Un incontro, il Bolzano alla ricerca della sesta piazza nel massimo campionato, il Carpi alla ricerca della maggiore condizioni, eventualmente di un successo che potrebbe riaprire le corse. La corsa ha perso il quart'ultimo posto, al momento occupato dalla formazione dell'Appiano, quindi una partita che si preannuncia molto molto interessante. Andiamo subito a leggere quelle che sono le formazioni in campo. Partiamo dalla formazione ospite, che importa all'ex Jan Jurina, poi a Pieracci col numero 6, col numero 12 Bonaccini, con il numero 7 Maersan, con il numero 17 Soria, con il numero 18 Freige, con il numero 22 Benadi, con il numero 23 Serafini, con il numero 24 Eric, con il numero 25 Casa, con il numero 29 Beltrami, con il numero 30 Sortino, con il numero 45 Boni, con il numero 94 Ceccarini. Il Bolzano gli risponde con Hermones, tra i pali Gaeta, Ladakis, Walker, Gasser, Pasini, Pippo Pasini in gran forma, ricordiamo le 13 reti segnate la settimana scorsa a Bressanone, poi Jonas Matà con il numero 21, Nikisiar con il numero, poi abbiamo Trevisiol, Gligic, Zoe Mizzoni, Shanamè. Questa è la formazione, è quasi tutto pronto, dirigeranno l'incontro, una coppia arbitrale inedita, la prima volta che la vediamo qui a Bolzano arbitrare. Si tratta di Yadami e Tempone, Michele Tempone. E tutto pronto per l'inizio del match, si parte col primo possesso a favore della formazione del Carpi. Si scambiano la palla, vediamo il Bolzano ancora con Cantore, Ignacio Cantore, Casa, Nico Casa verso il numero 7, Marsan, ancora duettano i due, Marsan, Casa. Ancora Marsan, passaggio al pivot, è la prima parata molto bella di Hermones, inizia così la sua partita. Felipe Gaeta dall'altra, e la prima rete Felipe Gaeta, che sblocca dopo 40 secondi. E si è già dall'altra parte, palla si è stampata sulla traversa, quindi Marsan, Eric, Casa, ancora Marsan, fa girare, ancora verso Krasnik Casa, ed è seconda parata di Pedro Hermones. E si è già dall'altra parte, Ignacio Cantore verso Ladakis, Ladakis conclusione molto alta, sballata, 1.25, si è già dall'altra parte, ancora a casa, difende molto bene il Bolzano in questo primo minuto e mezzo di gioco, già due parate all'attivo per quanto riguarda il portierone Pedro Hermones, anche settimana scorsa autore di una super prestazione in quel di Bressanone nel derby deciso proprio all'ultimo minuto a favore della formazione biancoverde di casa. Ancora casa, ed era riuscito a intervenire, attenzione, è rimasto a terra Pedro Hermones, Ladakis, vediamo, si alza, probabilmente ha accusato un colpo Ladakis. Acquista la panchina, si accomoda in panchina, entra Jonas Walker, Cantore, Gaeta, Matà, ovviamente il Bolzano orfano di Turkovic, Dejan Turkovic, ricordiamo, ha preso un turno di squalifica per le proteste dell'ultimo minuto, degli ultimi secondi di Bressanone. Ancora Gaeta verso Cantore, Mizzoni, Walker, la dà Felipe Gaeta che si eleva, parata, Matà,
e doppia parata di Jan Jurina. E quindi nulla di fatto, 1-0 a favore del Balzano, doppia parata di Jan Jurina sulla conclusione dapprima di Felipe Gaeta e poi sulla successiva ribattuta di Jonas Matà. Vediamo casa, ancora un intervento di Pedro Hermones, si riparte con una punizione dei 9 metri, interessante sarà vedere la coppia arbitrale all'opera, nuova coppia, casa, infrazione di passi. Fischiata a favore del Bolzano, si riparte con Cantore, Matà, Gaeta, 1-0, 3-39 nel corso della prima frazione di gioco. Walker, ancora Gaeta verso Cantore, verso Walker. Viene fischiato un fallo a favore del Bolzano, ancora Cantore verso Walker. Difende bene in questo frangente la formazione del Carpi, si alza il braccio del passivo, ancora Cantore, va la conclusione, grandissima conclusione, parata da Jan Jurina e si è già dall'altra parte. Grande difesa di Jonas Matà, rientra anche Manolis Ladakis, 4-38, 1-0, finora in evidenza i portieri, dopo la prima rete, dopo 40 secondi di Luis Felipe Gaeta, e finora solo parate dei portieri, 0 segnature, se ne sono andati 5 minuti, e questa è la prima rete di Eric che pareggia 1-1. Al quinto minuto, quindi si riequilibra il risultato, padroni di casa del Bolzano 1, Carpi 1, è entrato di nuovo Walker, ancora Jonas Walker, ancora verso Cantore. Jonas Walker, la sua conclusione viene ribattuta in fallo laterale, quindi si può ripartire, difende molto bene il Carpi, non consente al Bolzano di andare alla conclusione. Bolzano, ricordiamo, orfano di Dejan Turco, si alza già al braccio del passivo. Walker da verso Cantore, Cantore dall'altra, gran conclusione di Gaeta e Bolzano torna avanti ancora con Gaeta al sesto minuto. Bolzano che si riporta avanti a razione abbastanza confusionaria, alla fine sotto passivo è stato ancora Luis Felipe Gaeta a trovare il varco giusto per beffare Jan Jurina e portare così avanti il Bolzano sul 2-1. Casa, verso il pivot, ancora grande parata di Hermones, la quarta già di questi primi 6 minuti e 39 secondi. Bolzano, 7 minuti, Cantore gira verso Walker, Gaeta, Pasini, si muove ancora Pasini, Gaeta, Walker e questa volta ancora la bella parata di Jan Jurina, 4 parate a testa, si è già dall'altra parte, casa.
Cartellino giallo ai danni di Jonas Matà. Marsan, Eric, verso casa, Carpi formazione, ricordiamo che con l'arrivo di casa ha elevato notevolmente il tasso tecnico, e ancora una grande parata di Pedro Hermones. Gran gol, 3-1 Mizzoni, giravolta, 3-1 Bolzano. C'era stata una gran bella parata di Hermones e subito dopo ribadita in gol da una rete di Zoe Mizzoni. Bolzano, che è partito col piede giusto, conduce 3-1 contro il Carpi. Casa, Marsan, ancora a casa, e para ancora, e la Dachis non perdona, 4-1, ma ancora una parata di Pedro Hermones, grandissima parata di Hermones. Se ne sono andati 9 minuti e mezzo, 6 le parate di Hermones, 5 quelle di Jan Jurina. E questa volta non sbaglia, casa, 4-2 al decimo. Cantore, la Dachis. Tiro dai 7 metri, Pasini che va sul punto di battuta. Pasini contro Jurina. E non sbaglia Pippo Pasini, 5-2 Bolzano. Casa, 10-41 Beltrami, Nick Marsan, casa, 1-1 e segna Corcio a 5-3, si è già dall'altra, fischiato un'invasione. Jurina imposta verso Marsan, Bolzano conduce 5-3. Casa, Marsan, ancora a casa, e accorcia ulteriormente la formazione con il numero 94 del Carpi. Gaeta, e para ancora Jurina. Ceccarini aveva accorciato, quindi Bolzano che da 5-2 parziale, mini break di 2-0 per il Carpi, che si riporta sotto. Marsan, Beltrami, casa, ancora Marsan, casa, e ancora una parata, settima parata per Pedro Hermones, particolarmente ispirato stasera al portierone bolzanino.
Cantore verso Gaeta, verso Ladakis, bel passaggio di Ladakis, Zoe Mizzoni ancora. Pallonetto millimetrico con una manina delicata, Zoe Mizzoni riporta avanti il Bolzano. Seconda rete per lui, due reti per Gaeta, due per Mizzoni, top scorer del match fino a questo momento. Il Carpi si ripropone con Casa, convocato anche lui per il ritiro di Merano della Nazionale Maggiore, che da lunedì a giovedì saranno a Merano, anzi da domani. Altro intervento di Pedro Hermones, questa volta era tutt'altro che difficile. Si riparte. I bianconeri del Carpi, ancora a casa, si eleva. Azione abbastanza confusa in questo frangente. Ancora a casa, si alza il braccio del passivo. Fischiato il tiro da 7 metri per una difesa in aria di Zoe Mizzoni. Era riuscito comunque a intervenire Pedro Hermones, adesso il numero 94 Ceccarini contro Hermones. Pedro e para ancora, decimo intervento in 14 minuti per Pedro Hermones, sta facendo la differenza. Nel frattempo se ne sono andati 14, quasi 15 minuti, metà tempo se n'è andato, Bolzano conduce 6-4, Balcher, Gaeta, Cantore. Ancora verso Cantore, gira verso Mattà, Felipe Gaeta, Cantore, si alza il braccio del passivo, Walker subisce un intervento, volevano una difesa in aria i bolzanini, così non è stato, attenzione, il braccio del passivo si è alzato, viene braccato, dovranno andare al tiro presumibilmente in uno o due passaggi. Fischiato infrazione di passi, quindi si è già dall'altra parte. Casa. E ancora para. Contropiede, Pasini tutto solo. Non sbaglia, 7-4. Al 15-44, Pasini. Secondo gol anche per Pippo Pasini. Qui viene fischiato il time out dal coach della formazione del Carpi. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Time out chiamato dalla formazione del Carpi, ricordiamo il risultato che vede avanti la formazione biancorossa del Bolzano per 7-4 con un Pedro Hermones formato decisamente su in versione super, 11 interventi per lui in poco meno di 16 minuti, 5 per Jan Jurina. Andando a vedere le reti, due reti per Gaeta, due per Pasini, due per Mizzoni, una per Ladakis. E si riparte. Ceccarini ancora verso Marsan, casa. Marsan
Beltrami cerca l'attacco organizzato e gran gol questa volta del numero 7 della formazione Marsan, quindi accorcia sul 7-5 il Carpi. Cantore entrato Walker. Cantore, Jonas Matà, Walker sbaglia il passaggio, errore abbastanza elementare, c'è già dall'altra parte e non sbaglia Marsan, riporta sotto la formazione del Carpi che arriva su 7-6, altro mini break. Partita riaperta, vediamo che c'è la Dakis al posto di Walker. Jonas Matà, la Dakis, la sua conclusione è molto forte, colpisce la traversa e quindi si è già dall'altra parte. Casa. Era riuscito a intervenire, a recuperare palla per un momento Pasini, poi la palla è terminata fuori per cui nulla di fatto, possesso palla che rimane per la formazione del Carpi. Carpi che si è rifatto sotto, ha ridotto a solo una rete di distanza lo score 7-6 a favore della formazione bolzanina, con il Carpi che ha la potenziale occasione per il pareggio. Ancora Marsan, interviene contropiede Mizzoni, tutto solo Mizzoni, non sbaglia Zoe Mizzoni, 8-6. Terza rete per Mizzoni. È riuscito a approfittare della parata del portiere Hermones, rilanciarsi in contropiede Zoe Mizzoni. Ha concluso imparabilmente alle spalle di Jan Jurina, quindi il Bolzano che si rimette a più 2. Casa, fischiato lo sfondamento, dalla dinamica sembrava che ci... intervento del numero 6 Pieracci in difesa ai danni di Cantore. La Dakis, Gaeta, Mizzoni, difende su Cantore Beltrami. Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di gioco, ancora bellissimo passaggio e gol, 9-6 la Dakis, grande imbeccato molto bene da Gaeta, seconda rete anche per la Dakis. Casa, non sbaglia Casa, 9-7. Beltrami su Pasini, 9-7, ventesimo minuto esatto. La Dakis, Bozen, grida al pubblico del Palagasteiner. Cantore tenta l'uno contro uno, Pasini, non sbaglia, Pippo Pasini. E ancora una parata, la tredicesima del portierone bolzanino, Pedro Hermones. Mizzoni era riuscito ad andare alla conclusione in caduta, se veniva era un euro gol. Interruzione per
per far asciugare il campo. 20 e 58, Bolzano 10, Carpi 7. Si riparte, Ladakis, Walker, Gaeta. Walker che sta acquisendo minuti in questa prima frazione, prima ha giocato al posto di Cantore, adesso al posto, prima al posto di Ladakis, adesso al posto di Cantore. Gaeta, Ladakis. Walker, Ladakis. Si alza il braccio del passivo. Sbaglia il passaggio, contropiede, Ceccarini, 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 tutto solo. E ancora interviene Ladakis, è già dall'altra, contropiede, Pasini. Walker non riesce a controllare, quindi 45, ancora dall'altra parte e stavolta non sbaglia il numero 45, Boni. 10-8. ...22 e 10 giocati, il Bolzano aveva la palla per poter allungare, andare a più 4... Walker, Matà e para Iurina la conclusione di Jonas Matà. Un po' impreciso in questo frangente la formazione bolzanina, un po' imprecisa, le conclusioni sbagliate, o meglio parate da Jan Iurina. Serafini, Pieracci e ancora la parata, e doppia parata, è uno show personale. E bel gol questo di Walker, che è anche la sua prima rete. Doppia parata, 16 interventi ne sono nel primo tempo, 8 gol subiti, 16 parate per Pedro Hermones. Serafini, Pieracci, ed era riuscito a intervenire anche in questo frangente Hermones. Il numero 23, Serafini contro Pedro Hermones. Il primo rigore l'aveva parato il portiere. Questa volta non sbaglia. E accorcia dal tiro dai 7 metri. 24 e 23, Bolzano 11, Carpi 9. Partita che rimane comunque sui binari dell'equilibrio, con un Bolzano comunque sempre avanti sin dall'inizio, sin dall'avvio. Matà si eleva, conclusione abbondantemente allata, quella di Jonas Matà, contropiede, il numero 45, e accorcia il numero 17. Azione confusa, è riuscito ad accorciare il Carpi e quindi si entra negli ultimi 5 minuti di gioco col Carpi che accorcia ancora e si porta sul 10-11. Cantore, Ladakis, parata ancora da parte del portiere Iurina. Pieracci, e colpisce il palo questa volta Ceccarini, quindi Bolzano che rimane avanti. La
dato anche al giovane Niki Ziar col Bolzano. Jonas Matane, ruolo di nel suo ruolo, quello di terzino. Balcher, Cantore, gran conclusione di Cantore. Gran bella conclusione di Cantore, 12-10 Bolzano, che è scampato il pericolo di farsi raggiungere sul pareggio, è riuscito ad allungare, adesso si è già dall'altra, e il numero 94 Ceccarini accorcia sul 12-11. Quando si entra nel 27esimo minuto di gioco, 3 minuti al termine della prima frazione di gioco. Matà, Ladakis, Matà, perde palla, Jonas Matà si è dimenticato la palla sul terreno e quindi è il Carpi che si può riproporre avanti con la possibilità di andare ad agguantare l'eventuale pareggio. Ricordiamo il Carpi sempre sotto dall'inizio della partita, dalla prima rete di Gaeta dopo 40 secondi, Bolzano sempre avanti con un massimo vantaggio di 3 reti. Serafini verso il pivot e questa volta pareggia, arriva al 12, la rete del 12 pari segnata dal numero 17, e time out chiamato da Mario Sporcic. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. 12 pari, risultato perfettamente in equilibrio, in parità. Peccato che il Bolzano non sia riuscito a capitalizzare le 17 parate di Pedro Hermones, che in questo primo tempo veramente ha abbassato la saracinesca. Dal canto biancorosso sempre avanti, ma in questi ultimi frangenti alcuni errori, imprecisioni in fase di impostazione al tiro hanno favorito il rientro del Carpi, che è pervenuto al pareggio proprio pochi istanti fa. Bolzano che lascia Gaeta anche per questi ultimi attacchi in panchina. Balcher, Mizzoni, Cantore. Lo stesso Matà in panchina, anche lui. Ladakis. Bellissima azione del Bolzano. Tripla Kempa, 28-20, gol di Ladakis. Bellissimo gol, quello di Ladakis, per un'azione ben congegnata. Si entra ultimi minuto e 15. Grande aggancio di Pasini e non sbaglia Pippo Pasini al 29esimo. Bolzano torna più 2. Gol più bello dell'altro, sia quello prima che questo. Pasini ha agganciato in contropiede la palla, si è volato e ha segnato la sua quarta rete di giornata.
Pieracci, casa, ultimi 30 secondi di gioco. Casa, Pieracci viene bloccato da Cantore, 20 secondi ancora da giocare. Pieracci, Eric, casa, si alza il braccio del passivo, casa. Contropiede, Ladakis, Ladakis sulla sirena, il Bolzano torna più 3, 15-12, si chiude così il primo tempo con la formazione bolzanina che una volta fattasi raggiungere sul 12 pari è riuscita a mettere nell'ultimo minuto la zampata, 3 reti di vantaggio, 15-12 per la formazione biancorossa del Bolzano. Le squadre adesso guadagnano gli spogliatoi per la meritata pausa, noi ci sentiamo fra 10 minuti qui dal Palagasteiner. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo?
perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà! La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà! Tutto pronto per la seconda frazione di gioco qui dal Palagastein. Ricordiamo il risultato con il quale le squadre sono andate a riposo. Bolzano avanti 15-12 in virtù di una finale in ultimo minuto della prima frazione, nella quale con un parziale di 3-0 i bolzanini sono andati
si sono riportati dal 12 pari al 15-12 con tre reti in rapida successione, due di Ladakis e una di Pasini. Si riparte col primo possesso per la formazione biancorossa. Cantore, vediamo che inizia con gli stessi effettivi col quale avevo iniziato la prima frazione: Cantore, Gaeta, Ladakis, l'altro terzino, Mizzoni che riceve in questo momento come pivot. Gaeta, Ladakis si eleva, palo di Ladakis, prima conclusione molto potente, il portiere era abbondantemente battuto, ma la forte conclusione del terzino bolzanino si è infranta sul palo esterno, per cui si può ripartire con il Pieracci che va all'impostazione ancora verso Marsan, Soria, Casa, Marsan, palo dall'altra parte di Marsan, Pasini, viene lanciato il contropiede dalla Dakis, ma contropiede che il passaggio è fuori misura, quindi si riparte con possesso palla per la formazione ospite del Carpi. Ceccarini, Marsan, Pieracci, Casa, Casa finora autore di una segnatura, non sbaglia il numero 45 Ceccarini. Gaeta, Cantore, due minuti se ne sono andati già nel corso della seconda frazione di gioco. Cantore, la dà Ladakis, conclusione sbagliata che termina l'ata di Ladakis. Marsan, il Carpi si ripropone verso Pieracci. E Pieracci accorcia ancora. 15-14, quindi il Bolzano da più 3 a più 1, mini parziale in questi primi due minuti di giochi. Il Carpi che si rifà sotto. Cantore, Ladakis, Gaeta, Jonas Matà, Ladakis verso Felipe Gaeta, tenta sotto mano. Fischiata un'invasione a Matà e Casa è già dall'altra parte. Kresnik Casa. E il Carpi impatta dopo tre minuti esatti. Tre minuti esatti, 3-0 di parziale, 15 pari, tutto riaperto. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Bolzano sembra essersi aver lasciato la testa negli spogliatoi, è partito con degli errori alla conclusione, non ha perdonato la formazione del Carpi, il Carpi che l'MLM si è rifatto sotto e ha impattato sul 15-15. Una menzione fino in questi primi 35 minuti a favore della coppia arbitrale, una coppia inedita, la prima volta che fischia probabilmente qui a Bolzano, ma finora non hanno commesso errori particolari. Gaeta, Matà, Cantore, Ladakis. Fischiato un'invasione da parte di Jonas Matà e adesso è Casa.
questa volta commette infrazione di pass lui, quindi nulla di fatto. Gaeta, Cantore, ritmi sottotono, sottoritmo in questi primi minuti della seconda frazione. Felipe Gaeta, Cantore, si divincola, si lamentano, vogliono i passi, fa fatica il Bolzano a trovare sbocchi. Gaeta cerca di servire Mizzoni, difende bene il Carpi. La formazione emiliana, bianconera emiliana, si alza il braccio del passivo. Gaeta, Gaeta, Cantore, Cantore, conclusione parata da Jan Jurina. Marsan. Fischiata una difesa in aria di Zoe Mizzoni, che sembra starci, quindi tiro dai 7 metri. Zoe Mizzoni in aria, ha portato fuori l'attaccante, adesso il Carpi col numero 23, Serafini, contro Pedro Hermones. E non sbaglia, il Carpi passa per la prima volta a condurre, parziale di 4-0 in 5 minuti. Carpi conduce 15-16 qui a Bolzano. Cantore, la Dakis. Bolzano fino a questo momento è rimasto negli spogliatoi. La Dakis, Gaeta, Cantore. Due minuti per un intervento di piede di Beltrami. Partita finora veramente corretta. Se non erro il primo due minuti combinato in tutto il match. Poi per un fallo di piede. Cantore. La Dakis. Cantore si gira. Bloccato Zoe Mizzoni. La Dakis, Cantore, si alza già il braccio del passivo, la Dakis, al 6-12 la Dakis rompe il digiuno dopo 6 minuti, un parziale di 4-0, segna, realizza la sua quinta rete personale. Top scorer Manolis Ladakis della formazione biancorossa. Ancora un minuto di superiorità numerica per il Bolzano. Pieracci, casa. Gaeta a porta vuota. Felipe Gaeta colpisce il palo e segna Pasini. Un gol. Si è inventato un gol Pippo Pasini. Porta avanti il Bolzano. Il gol del controsorpasso di Pippo Pasini. Quinta rete anche per lui. Costato cara i due minuti alla formazione del Carpi, che è avanti di uno, si trova sotto ed è già passivo. Pieracci, casa. Marsan, Ceccarini, casa. Difende il Bolzano, Pieracci, conclusione fuori. Squadra di nuovo al completo, Cantore, Ladakis. Bolzano 17, Carpi 16. Due minuti, no, cartellino giallo ai danni del coach del Carpi.
Bicocca all'ottavo minuto. Bolzano conduce 17-16. Nadakis, Cantore, Pasini, invasione fischiata ai danni di Zoe Mizzoni. Casa, Pieracci, Marsan, interviene così, 18ª parata. Pallonetto di Mizzoni, quarta rete per lui, Bolzano 18-16. Zero di parziale, contro parziale del Bolzano. Pieracci, Marsan, Casa, Pieracci, Marsan, si alza il braccio del passivo. Ottima difesa in questo frangente del Bolzano. Casa. Era riuscito a intervenire anche in questo frangente, anche se vanificato dal fischio precedente, Pedro Hermones. Bolzano si è prontamente ripreso. Ladakis, Walker, Gaeta, Ladakis, due minuti ai danni di Marsan per questo fallo abbastanza plateale ai danni di Manolis Ladakis. Bolzano rimane avanti 18-16. Walker, Ladakis, ancora 20 minuti al termine della partita. Walker verso Ladakis, a Mizzoni, non sbaglia Zoe Mizzoni, 5 su 5 al tiro, il pivot bolzanino oggi. Bolzano si riporta più 3, ripristinato il vantaggio con la quale le squadre erano andate negli spogliatoi, col Bolzano era avanti 15-12. Pieracci, accorcia Pieracci, 19-17. Gaeta, Walker, Walker scivolato, era per terra, si è rialzato e ha segnato. Vediamo, qui probabilmente potevano starci l'infrazione di passi. Sta di fatto che il Bolzano si riporta a più 3. Seconda rete personale per Jonas Walker. Il numero 22, Ben Radiadi. Pieracci, Casa, gran gol di Pieracci, al 12esimo Pieracci indovina l'angolo e accorcia e finisce anche l'inferiorità numerica. Sbaglia il passaggio Walker, contropiede,
ma Walker è bravo a ritornare in difesa, a riconquistare palla. Aveva sbagliato il passaggio, si è rifatto subito sotto, è riuscito a recuperare e rientrare. Entra adesso Cantore al suo posto. Cantore, Ladakis, Gaeta, Manolis Ladakis ancora verso Zoe Mizzoni, verso Felipe Gaeta, si alza il braccio del passivo, Cantore, Ladakis, gran conclusione, anche questa prende la base del palo e termina fuori, quindi nulla di fatto. Pierace, Marsane e Casa si riportano dalla parte della in attacco per cercare di andare ad accorciare ulteriormente. Casa, Marsan, Pieracci, Marsan, Ceccarini, Sincunea, e grande intervento di Pedro Hermones, vanificato dal fallo di Luis Felipe Gaeta, quindi tiro dai 7 metri. Ed è Nico Casa contro Pedro Hermones. Casa contro Hermones, 13-23, 2 minuti ai danni del Bolzano. E sbaglia Casa, quindi il risultato che rimane col Bolzano avanti 20-18. Esce Hermones, entra Niki Ziar, quindi Matane ruolo di terzino, Niki Ziar all'ala, Cantore, Ladakis, Mizzoni, Manolis, Cantore, Matà, si alza il braccio del passivo, bisogna andare alla conclusione. Sbaglia e colpisce di piede il numero 94, sfortunato anche un rimpallo, è terminato sul piede, quindi la palla rimane al Bolzano, ma dovrà, il passivo è già alzato, quindi dovranno andare alla conclusione. Conclusione che viene sporcata. Dovrebbero avere ancora un passaggio i bolzanini, vediamo cosa decidono gli arbitri. Fase concitata di gioco, dovranno ovviamente servire la Dakis per andare alla conclusione. Vediamo cosa succede qua, 2 minuti ai danni di chi? Di Matà, che ha trattenuto la palla, quindi il Bolzano aveva quasi fatto fuori tutta la sua inferiorità numerica, ingenuo qui Jonas Matà, che ha trattenuto palla, ha ostacolato la ripartenza del Carpi, quindi per 10 secondi doppia inferiorità numerica per la formazione bolzanina, un po' ingenuo qui Jonas Matà, ha voluto bloccare la ripartenza del Carpi, adesso il Carpi si trova con per 4 secondi con è fischiato lo sfondamento, bravo Pasini, in questo caso Pippo Pasini è riuscito a prendersi uno sfondo importantissimo, questo ragazzo sta crescendo di partita in partita, 13 gol la settimana scorsa, oggi finora ne ha fatti 5, ma anche un'azione difensiva come questa, uno sfondamento conquistato, si entra quasi nel 16° minuto di gioco, Pasini, uno contro uno, Ladakis, gol di Ladakis, sesto centro, Bolzano che si riporta 21-18. E 2 minuti a Jan Jurina per proteste.
quindi ripristinata la parità numerica in campo. ...16-11... nel corso della seconda frazione. Uomo di movimento in più, entra il numero 23 Serafini. Ceccarini, Casa, Ceccarini, Serafini, gran gol di Serafini che accorcia. 21-19. E adesso è Shermones, entra Barker. Cantore, Ladakis, Gaeta, si gira Mizzoni, subisce un fallo Zoe Mizzoni, la sua conclusione aveva dato anche l'impressione di terminare in gol, ma grandissima difesa, grandissima, probabilmente uno dei giocatori che è cresciuto di più del Bolzano assieme a Pasini durante quest'anno, Zoe Mizzoni. Pasini ha la possibilità di portare di nuovo il Bolzano dai 7 metri avanti di 3. Pasini, e non sbaglia! ...22-19, Pippo Pasini, sesto gol anche per lui, top scorer del match, Pippo Pasini. Serafini, Marsan, Casa, Nico Casa, ancora Marsan, accorcia 22-20, Gaeta, entra Gaeta, Luis Felipe Gaeta, 23-20. Terza rete per Gaeta. Diciottesimo che se ne sono andati, 18 minuti. Squadra al completo. Marsan, Casa. Subisce l'intervento Casa, probabilmente scivolato. Rientra tra i pali Jan Jurina, che ha lasciato a Bolzano degli ottimi ricordi. Erano gli anni d'oro, gli anni degli scudetti. Jan Jurina, che fece una grande coppia con che parata di Hermones, ventesima parata di Pedro Hermones, molto bella anche questa. Una parata importante dai 6 metri che tiene il Bolzano avanti di 3 quando si entra nei 11 minuti dal termine. Cantore, Pasini, Ladakis si alza già al braccio del passivo, Ladakis, e che passaggio di Pasini per Zoe Mizzoni, sesto gol per il pivot bolzanino. Zoe Mizzoni, 6-6. ...24-20 Bolzano, maggior, massimo vantaggio del match fino a questo momento, Bolzano più 4 proprio mentre si entra negli ultimi 10 minuti di gioco. Serafini,
E ancora una parata, la 21esima di Pedro Hermones, che incita il pubblico. Pedro. Matà, Balcher. Cantore, Balcher, si alza il braccio del passivo, Balcher. Cantore, Ladakis, infrazione di passi, fischiati alla Ladakis. Marsan, Serafini, gran gol di Serafini. Torna a meno 3 la formazione del Carpi. Bolzano ha avuto l'occasione per andare a più 5. Gaeta, Jonas Matà, Cantore, Gaeta, Ladakis. Golasso di Ladakis. Settimo centro per Manolis Ladakis. Gol veramente spettacolari oggi. Serafini, Marsan. Fischiato, intervento maldestro ai danni di... Vediamo di chi si tratta. Dovrebbe trattarsi di Marsan, aia, speriamo che non si tratti di nulla di grave. Sembra aver accusato Marsan una botta al polso. Purtroppo l'infortunio ci sembra di una certa entità, speriamo di no. E Serafini accorcia a 25-22 al 22esimo. Entra a casa . Speriamo non si tratti di nulla di grave, vediamo che mettono il ghiaccio sul braccio del giocatore del Carpi. Gaeta. Iurina è riuscito a intervenire sulla conclusione sporcata di Gaeta. . 22-51, Bolzano avanti di 3, possesso palla Carpi. Pieracci, Casa, Serafini, ancora Nico Casa, Pieracci, sfondamento fischiato ai danni di Pieracci, si è imbucato in un vicolo cieco, si è scontrato con Gaeta e Matà che erano fermi, per cui uno sfondamento scolastico. . 25-22, possesso palla Bolzano, 6 minuti e 42 secondi ancora da giocare. Un Bolzano che ha condotto praticamente dall'inizio sino a questo momento, salvo essere passato sotto sul 16-15 e poi subito replicato col 19-16 in avvio di ripresa, quando con un balzale di 4-0 il Carpi era riuscito a recuperare il 15-12 con il quale le squadre erano andate a riposo. Balcher, Ladakis, Gaeta, Ladakis, Gaeta, duettano i due, fischiato lo sfondamento a Mizzoni, contropiede, troppo precipitoso il Carpi, qui poteva ripartire, si è già dall'altra parte. E Ladakis non sbaglia,
Ottava rete per Manolis Landakis, top scorer del match. Casa, Pieracci. Bolzano conduce di 4 a 6 minuti dal termine. Pieracci, Beltrami, Casa. Pieracci, Casa. Accorcia molto bene il numero 45 e 2 minuti ai danni di Jonas Walker. Boni aveva accorciato 26 a 23. 2 minuti ai danni di Walker. Escher Mones. Entra Cantore. Gaeta, Cantore, Landakis, Pasini. Gaeta, grande aggancio volante di Cantore. Pasini, angolo morto di Pasini. Cosa si è inventato? Ma cosa si è inventato? C'è anche Martin Sonnerer qui che si è alzato in piedi per applaudire il compagno di squadra. Dall'ala, posizione incredibile. Ed è ancora Hermones. Pasini si era inventato un gol da un angolo veramente impossibile, il gol del più 4. E a 4 minuti dal termine iniziano a pesare i gol come dei macini. Quelli, si alza già il braccio in passivo. Gaeta. Fischiata l'invasione. Casa. Verso Boni. E gol a Corcia 27-24. Il Carpi. 26 e 20, 3 minuti e 40, il Bolzano comunque conduce con 3 reti di vantaggio a 3 minuti e mezzo. Vediamo la difesa del Carpi, Bolzano che si ripropone, Gaeta, 2 secondi di inferiorità numerica per il Bolzano, fischiato. Ed è Pasini che recupera il pallone, ed è ancora lui, e 2 minuti ai danni di Soria e anche ai danni di Pasini. Due minuti a testa hanno combinato gli arbitri, quindi 3 minuti al termine, Bolzano 27-24, possesso palla Bolzano, era stata provvidenziale il recupero di palla da parte di Pippo Pasini, poi ha subito fallo, si sono un po' scalciati da terra, gli arbitri hanno dato 2 minuti a tutti e due i giocatori, forse un po' troppo fiscale da parte di tutti e due, poteva lasciare sorvolare il signor Tempone, che comunque non ha arbitrato male il match. Siamo time out chiamato da Mario Sporcic quando mancano 2 minuti e 54 secondi al termine del match. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Manca veramente poco al termine del match, Bolzano avanti 27-24. Una partita molto bella, tirata con gol belli da una parte e dall'altra, grandi parate, 22 parate per Pedro Hermones,
Bolzano avanti praticamente dall'inizio del match fino adesso, salvo un breve passaggio vuoto all'inizio della seconda frazione di gioco. E adesso un Bolzano che ha la possibilità di andare ad allungare, andare a più 4 e mettere così una seria ipoteca a questa partita. Ottime le prestazioni nelle file del Bolzano, a parte Hermones, sempre sui suoi standard, di Pippo Pasini, di Manolis Ladakis, 8 reti per il secondo, 7 per il primo. Balcher, Gaeta, Balcher, Ladakis, Cantore, Cantore non sbaglia, più 4 Bolzano. E segna 28-25, 2 minuti. Bozen, Bozen, grida il pubblico, mancano 2 minuti e 20 al termine del match. Entra Walker. Ladakis. Colpisce il palo Ladakis. Sarà il terzo legno che prende nel match. Casa, Casa. E sbaglia il passaggio. Prestazione difficile quella di Casa oggi, anche questa era la possibilità di riportarsi a meno 2. Bolzano che mantiene 3 reti di vantaggio quando mancano 1 minuto e 40 e possesso palla a suo favore. Si alza il braccio del passivo ed è molto bene la Dakis. Contropiede e accorcia Ceccarini, 28-26, si rifà sotto pericolosamente la formazione ospite, ma si entra nell'ultimo minuto in questo momento, rientra anche Pasini, squadra al completo, Gaeta, Pasini. Pasini, Gaeta, e Gaeta segna la rete dell'ipoteca, 29-26, Felipe Gaeta. Sua quarta rete, 30 secondi al termine. Casa, devono accelerare per andare alla conclusione. 20 secondi al termine, la partita ormai si può dire archiviata, il Bolzano si porta a casa questo successo che gli permette di agguantare il Merano in sesta posizione a 22 punti. Ed è ancora Hermones, parata 23 e finisce qua, finisce con il Bolzano che vince 29-26, un match orfano di Dejan Turkovic. Il Bolzano ha lottato e sta condotto praticamente dall'inizio alla fine, è stata veramente una partita molto molto tirata, dominata dalle parate di Hermones, dominata dalle belle segnature di Manolis Ladakis. Il Carpi esce a testa alta, un Carpi che è mancato probabilmente nei suoi uomini più significativi, un Jan Jurina che rispetto a Hermones ha parato sicuramente di meno, un Nico Casa da cui francamente ci si aspettava di più. Il Bolzano vince, vince con merito e guadagna la sesta posizione a pari del Merano e stacca contemporaneamente, mette a 2 punti il vantaggio sulla formazione del Cassano, stoppata in quel di Siracusa. Cari amiche e cari amici della Pallamano, dal Palagasteiner di Bolzano e tutti, Walter Taranto vi saluta e vi auguro a tutti una buona domenica e una buona Pallamano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.